Buonasera, buonasera e benvenuti a Granatissimi. È la settimana del derby, mancano pochissimi giorni. Venerdì sera si affronteranno allo stadio Arechi Salernitana e Benevento, ma è stata anche la settimana in cui ha tenuto banco il calciomercato, i nuovi acquisti della Salernitana, le polemiche che non mancano mai, ma anche le dichiarazioni del direttore Angelo Fabiani. Di questo e di altro parliamo con gli ospiti in studio. Grazie e buonasera al collega Peppe Iannicelli. Buonasera a te Carla, buonasera a tutti i nostri telespettatori. E grazie e buonasera al consigliere comunale Roberto Celano, fresco di elezione alla provincia, quindi ovviamente i nostri complimenti e gli auguri di un ottimo e proficuo lavoro. Salve a tutti, buonasera. Roberto, partiamo da te, ci diamo del tu. Assolutamente. Grossissimo tifoso della Salernitana, dopo parleremo anche delle iniziative che insieme ad altri amici state portando avanti con un nuovo club granata, ma è già tempo di parlare del derby, pochissimi giorni, 72 ore e si torna in campo allo stadio Arechi. Siamo in attesa, avremmo voluto magari assistere ad un derby in una posizione di classifica diversa, con una squadra più competitiva rispetto a quella attuale, a quella almeno che abbiamo visto fino adesso, perché noi ci auguriamo che le individualità che pure ci sono in questa squadra poi possano emergere nelle prossime partite e possiamo vedere una Salernitana finalmente differente. Io mi auguro ancora che Di Gennaro possa risuscitare, quindi possa riprendersi anche fisicamente oltre che mentalmente e possa prendere per mano questa squadra, così come mi auguro che giocatori da cui ci aspettavamo tanto come Yellow possa dimostrare poi il valore che noi tutti quanti attendevamo e che poi è il valore anche corrispondente all'investimento che la Salernitana ha fatto per lui, visto che è stato pagato 1 milione adesso al calciomercato invernale. Quindi attendiamo con ottimismo, ma non senza preoccupazione, visto le precedenti partite e prestazioni deludenti della Salernitana. A proposito di prestazioni deludenti, Peppe, partita scialba, quella contro il Padova, insomma, che ha fatto da preludio poi alle ultimissime operazioni di mercato, cioè a chi sono piaciute, a chi un po' meno, però devo dire che sei stato un ottimo profeta, perché erano settimane, forse mesi direi, che tu parlavi di Emanuele Calaiò, quando di Calaiò non si sentiva, caro Roberto, neanche, non si vedeva neanche l'ombra. Ecco, il Peppe Iannicelli credo che abbia lanciato proprio da qui l'idea di Calaiò, perché non ne parlava nessuno, all'improvviso, eccolo qua, Emanuele Calaiò. Sì, in realtà c'è una spiegazione. C'è una spiegazione, perché il mio vicino... adesso ce lo puoi dire. No, no, il mio vicino di banco a Campania Sport, qualche volta Nicola Mora, altro grande difensore, voglio dire, del Napoli, che è cognato di Emanuele e che quindi, voglio dire, si è anche allenato con lui, l'ha seguito e diceva, insomma, secondo il suo giudizio, che fosse ancora perfettamente in grado di giocare e di aver voglia di riscattarsi dopo la disavventura nella quale è occorso nella parte finale della scorsa stagione. Ora, io leggo molta ironia sui social e grasso, uno che è un po' cicciotto non può che avere la mia simpatia e solidarietà, sia chiaro, sono un po' di parte, non gioca, no? Però credo che, voglio dire, in Serie B, se hai bisogno di puntellare l'attacco e hai bisogno di uno che i gol l'abbia sempre fatti, sul mercato, oggettivamente, a parte Calaiò, Ceravolo e qualcun altro, non c'era granché. Io quindi credo che sia un acquisto positivo, ma lascio la parola al terreno di gioco, perché certo, è quella la parola definitiva e vera nel calcio. E allora, non siamo soli, neanche stasera, siamo in compagnia dei nostri amici tifosi salernitani ad Angri, con il nostro... Ad Angri, pensa te, con il nostro Carmine Quaglia, eccolo lì. Carmine, buonasera. Buonasera Carla, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera ai nostri telespettatori, sì. Ad Angri, al bar Centro Zero, Club Salernitana, per un primo commento da qui. Calaiò e Lopez, cosa vi aspettate da questi due nuovi acquisti? Allora, innanzitutto permettetevi di mandare un grosso in bocca al lupo e un abbraccio a Riccardo Santoro, che sta combattendo una battaglia personale abbastanza complicata. Un grosso in bocca al lupo e un abbraccio da parte mia.
Cosa mi aspetto da Calaiò e Lopez? Che possano apportare un po' di personalità ad una squadra che magari da questo punto di vista sta soffrendo nella personalità e dal mio punto di vista anche nel gioco. Se prendiamo come immagine la partita di Padova, vediamo che è una squadra che non ha praticamente tirato neanche una volta in porta, in difficoltà. Speriamo che questi due innesti possano in un certo qual modo darci una mano. Dal punto di vista realizzativo, Calaiò, nonostante l'età, ma che possano portare innanzitutto un contributo dal punto di vista dell'esperienza, perché vedo che peccano proprio secondo me di personalità in alcuni momenti del gioco, della partita, è come se mollassero un po' la spina. Questa almeno è la sensazione che mi ha dato a me personalmente. Primi spunti da qui. Diciamo che a Padova si sono confermate le difficoltà dell'ultimo periodo anche nella prima parte di stagione. Sì, diciamo che dal punto di vista del risultato è andata meglio rispetto alla gara con il Carpi, volendo fare un parallelo con squadre che annaspano nella parte bassa della classifica. Sicuramente è stata una Salernitana timorosa che non ha osato nell'arco dei 90 minuti e a dispetto anche della gara di Palermo, dove al 93esimo la Salernitana ha cercato quell'azione di contropiede, di rimessa che poi ha portato al gol di Casasola. Padova invece si è pensato, soprattutto nei minuti di recupero, è venuta fuori questo non voler esporsi rispetto alla squadra di casa. Il pareggio andava bene a Gregucci, andava bene alla squadra, anche se dal punto di vista del gioco c'è molto da rivedere. Ha vinto quindi il controllo rispetto alla volontà di vincere. Linea che torna a voi, poi approfondiremo altri temi da qui, da Angri. Eccoci di nuovo in studio, 800-919-002 per intervenire in diretta. Intanto sullo spunto dei nostri tifosi da Angri, noi ci guardiamo, caro Peppe, il servizio che è il punto su quello che è accaduto a Padova tra la Salernitana appunto e il Padova. Che cosa non è andato? Il punto di Carmine Quaglia. È un derby, la voglia è tanta, bisogna scendere in campo per vincerlo. Messaggio chiaro per la prospettiva, con la sfida di venerdì che vale tanto per la Salernitana. Un esame vero e proprio, il peso può essere superato dai nuovi arrivati, con il carico di entusiasmo per l'ingresso in Granata. Modalità diverse, Calaiò di rientro dopo i mesi di squalifica per il caso Spezia Parma. Tanta energia da scaricare dopo lo stop, ma anche un riequilibrio, e quindi difficilmente partirà dal primo minuto nel match con il Benevento. Per Lopez sarà invece incrocio da ex, e con la maglia giallorossa, il nativo di Montevideo ha ottenuto un doppio balzo verso l'A. Lopez può entrare davvero nei giochi in ottica derby. Ultima gara giocata lo scorso 22 gennaio, il rosso rimediato contro la Ferrat Pisalò ha determinato la squalifica per il match successivo contro la Vispesaro. A Terni, con la maglia delle Fere, 19 presenze in stagione, solo 2 con meno di 90 minuti giocati. Riprova che il calciatore sta bene, un uomo in più, una scelta valida dopo la cessione di Vitale. A Padova la Salernitana ha confermato le difficoltà ravvisate nel recente passato, più copertura difensiva, gli errori visti contro il Lecce evitati, ma contro un Padova ultimo in classifica, anche se rivoluzionato, l'ambiente granata si attendeva qualcosa di più. Le occasioni mancate in ripartenza, il tarlo per lo staff tecnico all'uscita dall'Euganeo, il primo aspetto di rilancio nella settimana verso una sfida cruciale. A parte Lopez e Calaiò, la Salernitana prova ovviamente a ripartire. Roberto Celano, da quanto di buono si è visto a Padova? C'è qualcosa che sarvelesti in questa partita? Ma sinceramente ben poco. Io mi aspettavo di più, mi aspettavo una squadra più propositiva, più coraggiosa. Voglio dire, invece, ancora Gregucci non è riuscito a dare un'impronta diversa rispetto a quella che aveva prima la Salernitana con Colantuono, troppo difensivista anche in partite che apparentemente potrebbero essere semplici come una partita con l'ultima in classifica. Manca qualità,
quella qualità che potrebbe dare Di Gennaro, che avrebbe dato Dezzi se fosse venuto, che avrebbe potuto assicurare in attacco Ceravolo. Io sono convinto, lo dico subito, che Calaiò è un giocatore forte, nonostante i 37 anni, ma è un giocatore che va gestito anche col minutaggio e che quindi non può fare tutte le partite, anche perché non ha ancora il ritmo partita, quindi poteva essere un acquisto giusto insieme a Ceravolo. Secondo te, e poi giro la domanda anche a Peppe Amicelli, la classifica che rispecchia in questo momento la Salernitana? 28 i punti per la squadra granata, finalmente vediamo nella parte sinistra tra 21 e 20, perché poi le partite giocate, perché quest'anno dall'avvio del campionato se n'è capito davvero poco. 28 punti sono i punti reali che rispecchia questa squadra, oppure meriterebbe qualcosina in più? Io devo dire la verità, per le individualità che ha, io mi aspettavo di più. Per la qualità del gioco che ha espresso fino ad oggi, io penso che è giusto, anzi abbiamo più punti rispetto a quello che abbiamo dimostrato in campo, perché noi non abbiamo visto gioco in questa Salernitana, sia con Colantuono ma anche adesso con Gregucci, se non a sprazzi. Quindi ci aspettiamo un'inversione di tendenza nelle prossime partite. Io mi auguro che la Salernitana possa avere più qualità a centrocampo, più qualità in attacco, soprattutto con Calaiò, però è un augurio che poi dovremo verificare nelle prossime partite sul campo. Certo. Peppe, 28 i punti per la Salernitana. Sì, voglio fare intanto un'osservazione, se restiamo un attimo con la classifica, sì. A prescindere poi da quale che possa essere l'esito del recupero delle varie squadre, la situazione di classifica della Salernitana non muta, perché quelle davanti, certo, devono giocare ancora qualche partita, però non muta, diciamo, l'ordine. Infatti il Lecce, il Benevento e il Perugia, quale che sia il risultato della partita che devono ancora giocare, comunque sono già davanti alla sanità, anzi si può acuire la forbice. Io vorrei partire da una premessa: a Gregucci non è che si sta chiedendo Trieste e Trento o lo sbarco sulla Luna, si sta chiedendo a Gregucci di portare questa squadra nelle prime 8 della classifica. Non mi sembra, in un campionato di 19 squadre, un'impresa siderale. Non mi sembra, voglio dire, una pagina leggendaria dello sport. Onestamente devo dire che la prova di Padova mi ha un po' sconfortato, perché l'inanità della Salernitana al cospetto di un avversario rispettabilissimo ma mediocre, anzi direi mediocrissimo, che però diciamo è un po' una forzatura linguistica, è un po' forse frutto anche delle sberle precedenti, di questo clima di arrivi e partenze di calciomercato, però credo che i due punti lasciati a Padova siano un'occasione persa. Sinceramente non riesco a giudicare positivo il pareggio in terra padovana. C'è raggiunto il direttore di cronache Tommaso D'Angelo, buonasera. Quanto diceva davanti giù al portone, neanche il citofono, voglio dire. Gli anni aveva chiuso tutte le porte, ha chiuso il portone e ha tagliato il filo. Il pubblicamente ogni volta mi devi ammazzare, non usi questa espressione, usi qualcosa di un po' ancora più truculento. È chiaro che vado in autotutela, insomma, ecco. Ma come si trova il consigliere di opposizione al fianco dell'addetto stampa municipale? Ecco qua, adesso bene. Ti sei... Ci siamo complimentati in apertura per l'elezione alla provincia. Se dico De Luca, tu che fai? Ma mi trovo anche più in difficoltà, perché ho mezzo tifoso del Napoli, no Tommaso? No, io sono tifoso di tutto. Ah, di tutto? No, di tutto. Allora. Sei tifoso di De Luca. E quindi non vedo il nesso. E quindi c'è sempre un nesso. E quindi un po' di tutto, diciamo. No, sono simpatizzo, voglio dire, ho detto De Luca, non hai fatto niente. Lo fa la mattina. Però dissentivi quando Peppe Anicelli si diceva sconfortato dopo la prestazione con il Padova. Non dissentivo. Ha sentito me che lo dicevo già, l'ho detto già, ecco. Quindi dicevo, mi ha sentito e quindi ripete quello che direttore, non salviamo correttamente. È stato perfetto. Non salviamo nulla da questa sfida con il Padova. Sì. No. Effettivamente. Guardiamo intanto le pagelle che ha preparato il nostro Gabriele Guaglia con la grafica. C'è poco da salvare. Eccole qua. Spero che ci salverà Bucchi. Eccole qua, le pagelle. Una sfilza di insufficienze.
7 a Migliorini, 6 Gigliotti, Micai e Perticone, Pucino. Questa settimana devo dire che è stato magnanimo, stranamente. Nonostante il pareggio, ma è stato magnanimo. Quaglia è ad Angri. Ad Angri, bene. Tornato da Padova, si è fermato ad Angri, direi. Bene. Siete devo dire che la bocciatura per l'attacco è proprio clamorosa. Perché mentre in ogni reparto, Migliorini per la difesa, Pucino per il centrocampo, qualcuno si salva, l'attacco è bocciato in toto. È chiaro però che Tommaso, Roberto, Carla, non può essere solo colpa degli attaccanti. Certo, perché certo. Quando un attacco viene bocciato bisogna capire poi fino a che punto il centrocampo non è stato in grado di rifornirlo. Non vorrei ripetermi perché penso che in queste e in altre trasmissioni di averlo detto più volte, se la squadra non ha un gioco, prima era colpa di Djuric, adesso Djuric non c'è, sì. Sono cambiati gli attaccanti, non è cambiata la musica. Certo. Non è cambiata la musica perché però la Salernitana, l'allenatore. Ma non è cambiata la musica. A proposito, stasera per stare con te mi perdo anche Sanremo, di cui tu sai io sono un grande appassionato. Caspita, noi abbiamo poi in podcast di recuperi tutto, insomma, tutto. Certo. Detto questo, la squadra, ahimè, continua a non avere un gioco. Aveva, come dire, lasciato intravedere a Palermo, per la verità, dei buoni segnali rispetto anche a certe predisposizioni in campo, che però si sono evaporati nel giro di due partite, purtroppo. Quindi non riesco a capire che cosa sia potuto succedere da Palermo in poi. Cioè, Palermo sembrava, non una svolta, ma come dire, dei piccoli segnali positivi, al di là del risultato, se ne dopo 20 minuti però aveva preso in pugno la partita, l'aveva giocata tatticamente bene, Gregucci se l'era giocata bene con Stellone, non è che ci volesse molto, ma insomma, se l'era giocata bene con Stellone. Da lì, poi, insomma, due prestazioni, diciamo, orrendi. Il Padova non ha vinto perché, nonostante questa grande rivoluzione, cioè, poteva essere una squadra scassa, scassa, insomma, quindi si pensava che dopo l'esplorare col Verona potesse, eccetera, però di sostanza ce n'è poca. Io volevo chiedere una cosa a Roberto, che noi ne abbiamo già parlato tra di noi. Mi fai un attimo rispondere al telespettatore e poi ti faccio parlare con Roberto. Pronto? Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Sì. Ciao, buonasera a tutti, sono Carmine, Carla. Carmine, buonasera a te. Saluto a te, a Tommaso, a Peppe e l'assessore La Celano. Volevo solo dire che una frase storica non mia, di un grande presentatore televisivo, Enzo Tortora, a fine trasmissione lei a Portobello diceva Big Bang ha detto stop, Big Bang ha detto stop. Adesso, sì, signor Lotito, mezza Roma, Fabiani, Gregucci, la squadra, i tifosi, che siamo noi il Big Bang che abbiamo detto stop, vogliamo fatti e meno chiacchiere. Io non voglio più sentire interviste di Gregucci, di Fabiani, di Lotti, non li voglio proprio più sentire né vedere. Io spero che voi giornalisti non andate proprio più a intervistare, manca andare a fare le conferenze e stampa e tutte. Vogliamo fatti, chiacchiere zero. Poi un'altra cosa, per i derby, sono contento perché io penso e spero che sarà una grande festa fra Salernitana e Beneventano, perché per me i Beneventani sono i miei fratelli e amici. Sarà una grande festa di sport e di amicizia e di fraternità fra Salerno e Benevento. Buonasera a tutti e grazie. Poche chiacchiere e fatti da quei signori là che state facendo vedere a Padova. Grazie a Carmine. I giocatori del Salerno, come incazzato Carmine, secondo me sarebbe una bella tecnica, insomma. Poche chiacchiere e molti fatti. Fai la domanda. Da una persona abituata anche a capire gli uomini e le situazioni. Ma la vittoria di Palermo non può aver confuso le menti? Cioè, nel senso che prima di Palermo, insomma, si chiedevano interventi di un certo tipo, strutturali, radicali sul calciomercato, anche, ripeto, addirittura rifondazioni societarie. Poi quella vittoria ha un po' placato questo furore. Paradossalmente non può aver innescato un meccanismo negativo e impedito di fare certe scelte che forse dovevano essere fatte. Noi ne abbiamo già discusso ampiamente, però mi piaceva sinceramente sentire... Non può essere, per chi conosce il calcio, non può essere una partita a condizionare poi il calciomercato, insomma. È evidente a tutti che a questa squadra manca qualità a centrocampo, ma dalla prima partita è evidente. E noi abbiamo vinto una partita a Palermo con una squadra che è in difficoltà, che ha dimostrato le sue difficoltà anche successivamente. Tra l'altro nei tempi supplementari abbiamo giocato una buona partita. L'impostazione in quel caso era un'impostazione giusta, perché contro il Palermo è anche giusto guardarsi un poco, diciamo, e giocare più accorti. Il problema è che poi la stessa impostazione che abbiamo utilizzato a Palermo l'abbiamo utilizzata a Padova, l'abbiamo utilizzata in casa.
in partite che avremmo dovuto, in cui avremmo dovuto usare molto di più, perché sono partite da vincere, e questo è ingiustificabile a mio avviso per una squadra che vuole puntare ai playoff, che vuole puntare, a detta della società, a tentare di vincere il campionato. Non si vince così, il calciomercato non si fa l'ultimo giorno, si può arrivare all'ultimo giorno per concludere gli affari, ma gli affari si costruiscono ben prima. Le squadre che vogliono vincere i campionati li preparano, l'abbiamo sempre detto, no? Ad aprile per l'anno successivo, e invece noi arriviamo sempre alla fine per cercare di fare l'affare e di acquistare qualche giocatore in svendita. Non credo che sia più possibile andare avanti così. Pesce ha fatto una bella vittoria a Pescara. Però insomma, la squadra ha giocato anche bene, voglio dire. Cioè, la flessione del Palermo è evidente, però è diventata devo dire che però Palermo palese una situazione di irregolarità scandalosa. Cioè, Palermo non dovrebbe proprio stare, i calciatori hanno rilasciato delle dichiarazioni, non dovrebbe proprio starci in questo pesanti, campionato di Palermo, delle dichiarazioni signori, io mi chiedo come sia possibile che una squadra che battaglia questo sul Palermo. Assolutamente sì. Cioè, è una sono due le grandi irregolarità: la mancanza dell'Avellino in questo elenco e la presenza del Palermo. Assolutamente. Cioè, quindi viene di messa in scusa ragazzi, quando va dal mio amico Chiariello, lui insomma non riferirò, quando viene da me vedi va ripetizione. Però questo fatto del Palermo è preoccupante, perché rischia poi di falsare il campionato, Cioè, già falsato il campionato, no, perché rischia adesso di falsarlo, adesso il campionato dovrebbe essere annullato. Dovrebbe essere annullato. Quello che vi chiedo è perché a due barra tre giornate dall'arrivo di Gregucci ancora non si vede la mano del tecnico. Era l'esonero di Colantuono la panacea di tutti i mali, oppure no? Direttore, che l'esonero di Colantuono fosse ormai necessario, insomma, l'avevano capito anche le pietre. Sì, ma non è cambiato questo nulla, certo, di fatto, però, in termini di numeri e di atteggiamento della squadra. Devo dire, speravo. Ma chiaramente intendi dimissioni, cioè... Vabbè, dimissioni... No, questa poi è una vicenda un po' strana, perché poi sembra che siano state dimissioni vere, quindi nel senso che... Dimissioni. Quindi segno che... Dimissioni vere, perché la Sanità non ha pagato. Appunto. No. No, questo dice che non c'erano più le condizioni, però. Perché se uno arriva a dimettersi... Voglio dire, rinunciando anche a bei soldini. Io credo che ci fossero problemi anche nello spogliatoio. Sì. Evidentemente la situazione era assolutamente insostenibile. È stato un dimissionamento, sai? No. Un accordo poi che permettesse. Si è dimesso. Rinuncia dai soldi. Io non so chi mi ha detto, no, non so se questa è una cosa vera, insomma, eccetera, che praticamente Colantuono poi avrebbe chiesto a Lotito, o avrebbe chiesto a Fabiani di accedere presso Lotito, di fare l'osservatore per la Lazio. E ti è data una notizia, non la sapevi. Non la sapevamo questa. Non la sapevi questa, eh? Buona. Questa è buona. Immagino che lo dico che abbia detto. Certo. Intanto prepariamo il collegamento con Carmine Quaglia. Vai, io, direttore. Devo dire, speravo che il mio amico Gregucci non avesse mai accettato questa cosa. Perché, a parte che a me i ritorni non piacciono proprio come... Concezione, è un buon allenatore, un bravo allenatore, una persona molto seria, Gregucci, quindi questo lo vorrei sgomberare. Ma credo che il parterre a sua disposizione, e questo forse, per questo trovo delle difficoltà, non risponde alle corde tecniche, tattiche dell'allenatore, e credo che il mercato l'abbiano, diciamo, preso quello che... Anzi, il mercato, la Sanità ne si è indebolita con la cessione di Vitale, con tutto il rispetto per Lopez, che a Benevento, dico a Benevento perché noi lo sappiamo, considerano anche quasi un ex giocatore, quindi spero che venerdì sera se gioca di dimostrare il contrario, però noi avevamo un punto fermo che era Vitale, non ce l'abbiamo più. Uno dei pochi giocatori tecnici della Serie A. Peraltro c'è una potenziale diretta concorrente per la promozione. Ovviamente c'è l'incognita a Calaiò. Io dico una cosa, ho letto anche le polemiche di Fabiani, insomma, le polemiche dei tifosi, insomma. Si è offeso perché, insomma, ovviamente... Offendere, allora, non può essere d'accordo, può muovere delle critiche, ma non bisogna offendere, questo mi sembra, è un'altra cosa. Mi sembra estremamente giusto, questo mi sembra, uno non può essere d'accordo, lo dice in maniera garbata, perché talvolta civile. Sono le sue parole che potrebbero offendere qualche tifoso, no? Gli asini, insomma. Ma infatti, io ti ricordo che il mio amico Fabiano, ti chiamava Stracciaroli, ti ricordi? Insomma, che con me fece una lunga polemica. Sono cose che si dicono anni e momento. Però, detto questo, è Calaiò un incognito, insomma, loro si giocano tutto su Calaiò, si gioca tutto su Calaiò.
che ovviamente bisogna attenderlo alla, alla prova, perché ovviamente è comunque un attaccante che ha fatto tanti gol in carriera. Ci sono delle incognite, l'età, tanti mesi fermi, non so quanta voglia, però mi è passo abbastanza grintoso di rimettersi in discussione, non so se la squadra è in grado di assecondare, perché Calaiò ha delle caratteristiche tecniche certamente molto differenti rispetto all'attuale parco della, della Salernitana, compreso diciamo, l'impianto Boccalone. Quindi voglio dire, lui avrebbe bisogno, e qui vengo anche al discorso di Roberto, che ci sia qualcuno in grado di dare il tuo al pallone e quindi anche di metterlo in condizione, anche perché Calaiò è uno che fa gol anche da fuori area, cosa che la Salernitana ad esempio, a parte di Tacchio, non ha mai sfruttato queste potenzialità che invece Calaiò potrebbe più sfruttare. Però ovviamente deve avere al fianco anche calciatori che lo mettono in condizioni, cioè questo altrimenti faremo Djuric 2, Henderson 2, certo. Bocalan 3, certo. Eccetera eccetera eccetera. Andiamo ad Angri da Carmine Guaglia. Anche Henderson, sì. Non Andrei, l'olandese è utilizzato praticamente in modo assolutamente... Ma faremo una diretta dal Crescent, organizzata dai Anicelli, è bello questa cosa, è proposta. Perché no? Potrebbe essere un'ottima idea, magari con il tempo più clemente e senza vento. Al del Benevento e della Salernitana tutti a festeggiare. Io la farei piazza della Concordia, onestamente. Sono, e allora una piazza? Sono più tradizionalista. Ancora un'altra e poi tutto... Mi sembra una bella festa democratica. Bella. Andiamo da Carmine Quaglia. Carmine. Rientriamo da Angri. Ovviamente se avete domande, considerazioni dirette, fatele pure agli ospiti. Vi chiedo però di Gigi Vitale la sua uscita, vi convince? Personalmente non l'ho capita la cessione di Vitale, le motivazioni possono essere tante, ma credo che non le possiamo sapere. Da tifoso posso soltanto immaginare perché questa scelta. Non penso da un punto di vista tecnico e tantomeno per l'età, perché non si è andato a sostituirlo con un giocatore più piccolo, si è andato a prendere Lopez che è 85, Vitale 87. Maliziosamente posso pensare che Vitale si sia, tra virgolette, stancato di... Ultimamente a Salerno in provincia si usa molto il termine galleggiare in classifica. O probabilmente lui, ripeto, maliziosamente, posso pensare che vedendo un mercato... anzi un non mercato della Salernitana a gennaio si sia stufato e sia andato a competere per la Serie A in una società comunque importante come il Verona. Penso che per me questa è la motivazione. Su altri movimenti di mercato cosa mi dici? Niente, come tutti i tifosi di Granata ci aspettavamo qualcosina in più, ma giusto qualcosina. Si era parlato tanto di nuovi innesti, forze nuove, si è parlato tantissimo dal primo giorno di mercato di Ciaravolo, Dezzi, ci eravamo illusi con Dezzi che magari è un signor sarebbe stato veramente un signor acquisto per la Salernitana, rinforzare un centrocampo con Dezzi era comunque una buona cosa. Stiamo qui ad aspettare queste nuove uscite, Lopez, Calaiò, vediamo e speriamo che Dio ce lo mandi buono, sinceramente. Guardiamo alle prossime e aspettiamo qualche buon risultato, pure perché manca pochissimo per arrivare alla quota playoff, siamo là vicini. E niente, aspettiamo qualcosa di buono già dalla prossima con il derby con il Benevento. Ci abbiamo un po' di rancore con quei 4 gol che ci fecero lì a Benevento. Speriamo bene, speriamo. Poi a breve ascolteremo anche parti della conferenza stampa, quindi emergeranno anche altri dettagli di sensazioni rispetto al prossimo futuro. Linea che torna a te, Carla. Eccoci di nuovo in studio. Ci siamo. Gli siamo dal rullo che derby questa settimana si fa giovedì e non venerdì, perché sì, lo c'è il derby, quindi derby, saremo in derby io e gli Anicelli in trasferta. Un derby nel derby. Io e gli Anicelli saremo in trasferta con i colleghi di Benevento. In un momento molto delicato. Quindi giovedì sera. Giovedì sera alle 21 su 8 Channel, derby, la trasmissione su Salernitana per entrare, e Benevento. C'è un telespettatore in linea, pronto? Bene. Pronto, buonasera, sono Raffaella delle Ciao. Ciao, buonasera. Prima di parlare di Salernità, devo salutare i ragazzi della TBO che ogni tanto ci regalano qualche bella soddisfazione. Sì. E il Cavaliere Guariglia, che sono stato ieri sera a casa sua. Allora, non veniamo da una bella partita, è ovvio. Pareggiare a Padova non è bello, però in questo periodo
quando andiamo facendo di questo. Il mercato non è stato soddisfacente. Ci siamo ridotti all'ultimo, un po' come capita per molte squadre. Vorrei chiedere a Tommaso Aperto una cosa. Leggo spesso che la società doveva avere un piano B agli altri calciatori. Secondo voi, altri calciatori, oltre a quelli che si sono fatti i nomi da Parma, c'erano o no, secondo loro? Buonasera, Alessandro Vitale, e mi raccomando, venerdì sera di andare allo stadio a sostituire la squadra. Buona serata. Grazie e buonasera. Vi faccio rispondere dopo perché abbiamo ovviamente, ecco qui, abbiamo un break, il primo break pubblicitario. Ricordiamo il nostro sponsor, il Forno Sacar Pulcinella, caro Roberto Celano. Noi sappiamo che la migliore pizza napoletana è cotta nel forno Pulcinella. Tu hai mai assaggiato una pizza cotta nel forno Pulcinella? No. Gli Annicelli sì. Gli Annicelli non avevo dubbi. Quindi garantisce sulla bontà del prodotto, aggiungerei al, diciamo, di fare anche presto, perché dopo il neo consigliere Celano dovrà offrire al bar un, non c'è un neo consigliere da poco nominato assessore. Buona salute. Va bene, parlatene nel fuori onda, andiamo in pubblicità e ci ritroviamo tra poco. Seconda parte di Granatissimi, ci eravamo lasciati con una domanda a Roberto Celano? No. No, stavo parlando dello champagnino che dovevo offrire per la sua elezione. Ah, per l'elezione, sì, ma dovevate, ma però, dovevate però rispondere... Molto, lei è molto distratta. Distratta. Sullo champagnino mi sono distratta, dovevate però rispondere al nostro telespettatore che vi aveva chiesto se ci fosse stato, qualora ci fosse stato un piano B per la Salernitana in chiave mercato. Tommaso ha spiegato adesso, non voglio appropriarmi della sua spiegazione, di tutto questo giro di valzer che c'è, giro di valzer che c'è stato con il Parma. Sostanzialmente non credo ci fosse un piano B, e anche la tempistica è stata dettata, non l'avrebbe consentito, dai meccanismi di riscatto che sono stati posti in essere. Io credo che dal punto di vista dell'architettura societaria, così diamo una risposta. Io voglio invece rispondere dopo, sì, all'amico di Angri che recriminava sul mancato arrivo di Dezzi. Ma Dezzi è fermo da 6 mesi, sì, per, sì, problemi, sì, alla schiena, cose. Non credo sia stato mai preso in considerazione. Lo dicevo, secondo è, me è un grande blef di mercato. Si è realizzato un paradosso. Tu sai che a me piace fare sempre un po' di paralleli anche con il Napoli, per esempio, no? Vabbè, si è realizzato un paradosso della Rendis, devo dire, si è realizzato il paradosso di eccellenti strategie aziendali. Nel caso del Napoli parlo dell'uscita di Amsic a cifre davvero sontuose per il calciatore e per il Napoli, il prestito di Drogba a Siviglia e, voglio dire, un attivo societario molto importante, ma con una squadra che adesso affronterà l'ultima parte della stagione, quindi Europa League e campionato, con 4 centrocampisti, che chiaramente, voglio dire, è un bell'azzardo, come si diceva prima della scommessa di Cagliari. Io credo che Tommaso, tutto sommato, la Salernitana abbia operato bene dal punto di vista dell'architettura societaria, perché ha alleggerito la rosa, ha messo a segno questa operazione Casasola, che è stato un po' più... Io rifaccio, facevo il parallelo, l'ho detto all'inizio, quindi... No, e secondo me questo parallelo è opportuno, perché talvolta nel calcio mercato, e rispondo così anche al tifoso, non è mica detto che il profilo tecnico sia quello prioritario. Talvolta il calcio mercato viene anche condizionato non solo da quello che c'è effettivamente sul mercato, ma dalle esigenze prioritarie, che in questo caso erano quelle di smaltire l'organico, perché se l'Ana doveva un po' abbattere, cioè, il numero di giocatori rosa, che significa difficoltà negli allenamenti, nella gestione del gruppo, ma significa anche oneri economici, perché poi comunque il tesserato è anche uno stipendiato. Se io devo dire una cosa, e chiudo il ragionamento fin troppo lungo, non condivido per nulla la cessione di Vitale, ma soprattutto, e lo ripeto, la cessione di Vitale al Verona, perché il Verona è potenzialmente una candidata autorevole a concorrere con la Salernitana nei playoff o comunque nella corsa promozione. E sinceramente cedere un elemento così importante ad una squadra che potrebbe diventare la tua avversaria non credo sia stata una grande mossa. Io sono d'accordo relativamente con Peppe, perché è evidente che una società deve smaltire l'organico, deve ridurre gli ingaggi, ma poi dipende anche dagli obiettivi che si prefigge, perché si possono ridurre gli ingaggi e quindi smaltire l'organico, ma acquistare anche
qualche giocatore di qualità. È quello che è mancata la ciliegina sulla torta in questo calciomercato. Sono mancati quei giocatori che ci avrebbero fatto fare il salto di qualità. Ci manca un centrocampista di qualità, perché non sappiamo se Di Gennaro tornerà e quando tornerà e come tornerà. E ci manca un attaccante di qualità, perché Calaiò secondo me è forte, ma non ha un minutaggio tale da poterci consentire di sopperire alle mancanze che abbiamo in attacco. Abbiamo ceduto anche Pocalone, ricordiamo. Abbiamo ceduto anche Pocalone, che è l'unico giocatore che metteva il pallone dentro in questa squadra. Quindi voglio dire, io ho qualche perplessità sul calciomercato. Avrebbe venduto pure Giannicelli, se fosse potuto. Non ti meravigliare, l'avrebbe venduto a peso d'oro. Sarebbe venuto più Vitale, però. L'avrebbe venduto a peso d'oro. Allora cominciamo. Chi se lo compra gli amici? Cioè, è appeso, ti immagini? Solo l'onere del vitto, insomma. È chiaro. Avrebbero messo a dieta, perché altrimenti non potevi correre in mezzo al campo. Lo chiuderei in una fortezza, in una gabbia, e buttar via la chiave, insomma. E allora conosciamo i nuovi acquisti. Partiamo proprio per dovere di ospitalità da un ex Benevento. Sentiamo che cosa ha detto Lopez. Che buono. Voglio solo pensare a questa maglia e scendere un campo per vincere e per fare contenti ai miei tifosi. Sulla fascia mancina posso giocare in tutte le posizioni, magari quella del difensore centrale è quella che ho fatto di meno, però sì, sulla fascia dopo coi moduli non ho problemi, perché ho giocato sia a 3, a 4, non ho problemi in quel senso. Noi dobbiamo andare piano piano, adesso incontriamo una squadra che è stata costruita non per andare a playoff, sino per vincere il campionato diritto. Stanno a far benissimo, noi dobbiamo scendere in campo rispettando loro, ma senza avere paura. Noi magari quell'ultimo arrivati dobbiamo capire subito il sistema di gioco e conoscere i compagni, no? Però dopo uno, come dicevate prima, la mia caratteristica magari è un po' sul livello agonistico, che penso che dal punto di vista dell'atteggiamento non si può lasciare nulla. Così che noi con le nostre armi andremo a fare una partita, un derby che sarà bellissimo. Penso che lo stadio sarà quasi pieno e speriamo a rimanere con i 3 punti a casa. Nessuna paura, dice l'ex beneventano in previsione del derby, battiamoli. Direttore. Queste interviste mi fanno impazzire. Come sarebbe bello che un giocatore dicesse: non sono venuto qui per vincere. Scusate. Scusate, la senza passare per Lopez, Lopez, perché assolutamente dire, ci mancherebbe. Al posto di Lopez potrebbe esserci chiunque. Se vedete, dalla Serie A alla terza categoria dicono tutti la stessa cosa. Dico io, ma che senso ha, anche giornalisticamente, voglio dire, fare un'intervista del genere o alla società? Scusate, che può dire Lopez? Può dire che non è venuto qui la nuova maglia, eccetera, eccetera, eccetera. Lo dice Lopez, lo dirà Calaiò, lo dirà Franceschello, lo dirà Amsic in Cina, lo dirà Roghi in Spagna, l'ha detto Piontek col Milan. Dicono tutti la stessa cosa. È un disco registrato. Ormai le interviste, voglio dire, è raro assistere ad una vera intervista sportiva, perché è un cumulo, voglio dire, di frasi fatte, di ovvietà e di domande ancora più banali delle risposte dei protagonisti, che le interviste sono diventate una cosa che si potrebbero anche abolire, perché le può scrivere a prescindere. Uno le può scrivere a prescindere da quello che dice. Ha fatto un'operazione simpatia, Peppe, non so se sei d'accordo, ha detto nessuna paura, battiamoli. Insomma, poteva anche dire sarà una partita difficile, un derby. Un derby, cosa, è invece chiaro. Invece è partito sparato. Certo. Beh, secondo me, per un ex Benevento dire niente paura, battiamoli, non è proprio del tutto scontato, Tommaso. So che condivido il tuo ragionamento generale, però secondo me è una frase forte. È una frase forte che strizza l'occhio e dice come il calciatore voglia immergersi profondamente subito della mentalità granata. Io la ritengo una ha detto anche un'altra cosa importante: sono venuto in una squadra che vuole vincere il campionato, vuole andare direttamente in Serie A. Certo.
Poteva parlare di playoff. Una società che vuole retrocedere. Cioè, no, però considerato il momento della squadra, la posizione in classifica, parlare di una Salernitana e voglia andare direttamente in Serie A, insomma, si è anche spinto oltre, direi, no Roberto? Sì. Coraggiosamente. Direi molto oltre, probabilmente non ha visto le partite della Salernitana fino ad oggi. No, penso di sì. E quindi si è potuto spingere oltre. E noi ci auguriamo che abbia ragione, però dovremmo vedere un altro spettacolo rispetto a quello che abbiamo finora osservato. Insomma, io credo che i playoff siano raggiungibili, poi ai playoff possiamo giocarcela, però insomma io sono ottimista per natura, quindi questo è una specie più che una, forse una come dire, una certezza, è più una specie che una, con questa squadra, insomma, se questa è la squadra, quella che ha giocato fino ad oggi, è difficile anche arrivare ai playoff, però mi auguro invece che si riprendano, che nelle prossime partite potremmo vedere un altro Yellow, perché io me lo ricordo quello del Cesena. Sinceramente era un altro giocatore, come io ricordo Djuric pure quando giocava altrove, che era sostanzialmente immarcabile. Io spero che Anderson venga spostato sulla fascia, l'olandese, perché si vede che è il passo del laterale, non del trequartista, e quindi magari se posizioniamo i giocatori nel loro ruolo naturale potremmo vedere anche un'altra squadra. E allora, sentiamo anche l'altro nuovo arrivo, caldeggiato da Peppe Iannicelli, perché se ti ricordi, gliel'ho detto in avvio di trasmissione, è più di un mese che Iannicelli... Da metà novembre caldeggiava questi cavallo. Accordi che Iannicelli fa con i procuratori, con Nicola, ma col cognato, insomma. Sì. Lavora sotto banco Iannicelli, si scoprono gli altarini. Sentiamo Calaiò. Ho voglia di giocare, di cercare di rifare quello che ho fatto l'anno scorso. Quando stai 5 mesi fermo non è facile, e quindi mi sento come quando avevo 17 anni, un ragazzino che giocava la prima partita tra professionisti. Quindi la voglia è tanta, e ringrazio la società che abbiamo fatto una scommessa. A me piacciono le sfide, soprattutto le sfide in piazze importanti come Salerno, che mi danno tanto, mi danno responsabilità, e voglio fare una sfida con me stesso a 37 anni, riuscire ancora a fare qualcosa di buono per questa maglia. A 37 anni, direttore D'Angelo, Calaiò dice ho l'entusiasmo, probabilmente l'età è quella che è, ma con tanto impegno e responsabilità ce la posso fare. Anche Quagliarella a 33 anni è tornato in nazionale. Quindi... È stato più onesto, perché ha detto mi mancano 10-15 giorni per poter tornare in forma. Quindi... magari, ci metterei la firma. Beh, sai, quando un calciatore, che ha anche una bella struttura atletica, manca tanti mesi dal lagone, insomma, deve rompere un po' il fiato, insomma. Quindi io mi auguro che effettivamente lui manchi il periodo che ha indicato. Ripeto, Calaiò, bisogna aspettare, ora che i gol li ha sempre fatti, ripeto, ci sono delle controindicazioni, questo è inutile nasconderlo. L'età, il fatto che è stato fermo, l'ho detto, insomma. Però se uno vede il curriculum, per esempio, però... faccio un esempio. Se uno vede il curriculum di Calaiò confrontato a quello di Ceravolo, Ceravolo ha fatto un esploa un anno, ma poi non ha mai segnato tantissimi gol. Calaiò invece è stato sempre costante. Ha delle caratteristiche diverse che non sono nell'organico, tecnicamente ama la profondità, voglio dire, ama, sa calciare bene dalla distanza, eccetera, cosa che gli attaccanti della Salernitana non hanno, eccetera. Ribadisco però il concetto, deve essere anche messo in condizioni di essere sfruttato, e soprattutto che lui ama la profondità, è chiaro che ha bisogno di qualcuno che il pallone glielo sappia anche dare, insomma, voglio dire è uno forte di testa, quindi avrebbe bisogno, avrebbe bisogno di cross, voglio dire, è vero, riflettori su Calaiò, però è un giocatore che
deve anche essere messo in condizione. Assolutamente. Assolutamente. È la palla che viene da centrocampo dritto per dritto, lui ce l'ha. Ed è molto bravo perché è uno che tira molto al volo, è uno che cerca la porta. Ecco, in questo si parlava di Quagliarella, tutto sommato sono due giocatori che come istinto della rete sono sì. Chiaramente Quagliarella, attenzione, tutt'altro curriculum, tutt'altra storia, tutt'altra importanza. Però fatte le dovute proporzioni, è uno che tiene sempre in apprensione chi deve tenerlo d'occhio. Perché è uno che può tirare in qualsiasi momento e fa anche gol di apprezzabile. Bravo, esatto. Su questo allora credo che la definizione è giusta. Però, voglio dire, deve anche avere la possibilità di farlo. Nel senso che deve avere anche i palloni. Si ci aspetta, tu dici dritto per dritto, vabbè, ma ci vuole qualcuno che gliela dia. Dritto per dritto, qualcuno che gliela dia. Io credo che la doppia, cioè credo che i 10-12 gol sia quello che si possa lecitamente chiedere a Calaiò. Messo, e sarebbe missione se messo in condizione, se messo, chiaramente in se messo in condizione, anche perché lui non è un rapinatore d'aria di rigore tipo Bocalano eccetera, quindi è uno che il gol lo costruisce, cerca il compagno, ha bisogno dell'assist del compagno, fa anche assist, perché a Parma l'anno scorso certo, ha fatto tanti assist, e a questa caratteristica gli piace la sportellata col difensore, è questa caratteristica piace. Rispetto a Djuric, che è l'altro Vuletic eccetera, è uno che la porta la cerca sempre e comunque, perché ha un bel tiro dalla distanza. Per cortesia, non vanno d'accordo con la scrivania. Andiamo da Carmine Quaglia ad Angri. Ah, il nostro posto la qua. Carmine. Sì, sì. Sì, torniamo ad Angri e direi che questa volta sono andati oltre le frasi di circostanza, quasi c'è già stata già la richiesta da parte della proprietà, della dirigenza, ai nuovi arrivati di inserire quell'esperienza che nella prima parte di campionato, in accenno anche della fase di ritorno, è mancata a questa squadra. Sì, io credo che al di là dell'esperienza che questi nuovi acquisti devono apportare all'organico di Gregucci, ma devono soprattutto dare quella maggiore determinazione, cattiveria come la vogliamo chiamare, alla squadra, e successivamente la squadra la deve trasferire all'ambiente, perché ad oggi i tifosi sono divisi sul cammino, sul destino che attende la Salernitana. Prima Roberto diceva che in voga il termine galleggiare a Salerno e provincia. Ecco, questi acquisti servono anche a rigenerare un po' l'ambiente e a ricompattarlo, perché noi sappiamo bene che l'ambiente della tifoseria è importante per Salerno, quindi restare uniti in questo momento delicato sicuramente può giovare soprattutto alla squadra di Gregucci. Giochiamo un po' anche sulla formazione 3-4-2-1 anche con il Benevento? Ve la immaginate così? Ma credo di sì, perché poi fondamentalmente da quando è iniziato il girone di ritorno ha sempre proposto questo modulo che ci è andato bene a Palermo, un po' meno bene nelle altre due partite. Credo fondamentalmente di sì, anche perché come punta centrale, oltre Yallop, oggi credo che Calaiò non sia pronto per poter essere schierato titolare. Forse Akpa non si riprende ancora dall'infortunio subito contro la ricaduta subita contro il Lecce, quindi fondamentalmente credo di sì. È un modulo che magari, secondo me, dal mio punto di vista, anche se a Padova da questo punto di vista non l'abbiamo dimostrato, però è un modulo che forse potrebbe servire più in trasferta che in casa, sfruttando magari le ripartenze, il contropiede. In casa io preferisco sempre avere magari un centrocampo più folto con i tre a centrocampo, però diciamo fondamentalmente credo che il modulo sarà riconfermato 3-4-1-2. Interpreti però diversi, è possibile, perché sul finale della gara di Padova sono entrati Rosina e Djuric. Ma forse l'esperienza di Rosina forse è quella un poco più vantaggiosa al momento, perché Djuric sinceramente ci è stato pompato tantissimo già dall'estate, l'attesa doveva arrivare, arriva, non arriva. Poi comunque è stata comunque una grandissima delusione, perché basta vedere i gol che hanno realizzato. Sinceramente, una coppia di attaccanti premeditata che dovevano fare il boom per la Salernitana sono alla fine risultati miseri. Sinceramente io credo di più nelle potenzialità di Rosina anziché in quelle di Djuric.
evitiamo magari di metterlo in campo per la prossima. Però la prospettiva è di un solo trequartista e di una punta in più rispetto al solo Yallov? C'è un'idea di formazione completamente diversa, a me piacciono le tre punte, anche se non è stato fatto un mercato di preparazione per sfruttare questo schema. Sono d'accordo con Alfonso per quanto riguarda Rosina, anche se vogliamo basarci e dare responsabilità a un ragazzo classe 84, per me torniamo sempre allo stesso discorso di prima, per un mercato non mercato, perché Rosina poteva essere utile a partite in corso per la sua esperienza, per mettere in condizione gli attaccanti che dovrebbero segnare, che non lo stanno facendo, perché attualmente a Salerno manca anche chi inventa, manca il classico numero 10, chi ti crea superiorità per mettere in condizione gli attaccanti di segnare. L'anno scorso avevamo una squadra che creava tanto, avevamo i vari, faccio un esempio, avevamo Sprocati, che quando Sprocati prendeva palla avevamo tutti quanti la sensazione che qualcosa di buono potesse accadere. Quest'anno invece non accade, quindi sono d'accordo con Alfonso sul fatto di Rosina, però obiettivamente Rosina non può giocare tutte le partite ad alti livelli. E c'è poi sempre il classico Jolly Di Gennaro, però non sfruttato per la condizione fisica precaria del giocatore del centrocampista milanese. Linea che torna a te, Carla. Eccoci qua. E allora, torniamo in studio. C'è subito un telespettatore in linea, mi dicono dalla regia. Pronto? Cavaliere Guariglia. Buonasera, cavaliere. Dottoressa Polverino, voglio passare prima i saluti. Buonasera a lei. Saluto a lei, dottoressa Polverino, alla coppia dei giornalisti Tommaso D'Angelo e Peppe Iancelli. Che saremmo noi? E il nostro grande signor Celano. Eccolo qua. Grazie. È uno dei nostri. No, cavaliere, voi fate parte della maggioranza. Vabbè, con vostra moglie. Adesso voi fate parte dell'opposizione. Era cavaliere, una trasmissione sportiva. Cavaliere, diciamo la verità, se no dopo faccio intervenire a Bellomondo. Non me ne frega della politica. Oh. Brava, ha ragione. Bellomondo, cavaliere, scusatemi, Iannicelli non sa chi è Bellomondo. Bellomondo è un mio collega. Di Napoli. Sospettavo. Di Napoli. Dato che lui è napoletano, vi ha tradito, caro cavaliere, perché si è fatto prendere le misure da altra persona, sappiate che vado a Bellomondo. Tommaso, non toccare a Peppi e a Vicenti, perché è tutto stato unito dal cavaliere. Ci pensa lui, eh. Allora, Tommaso, fammi parlare. Prego, voglio fare un saluto agli amici di Angri, in particolare saluto a tutti gli amici di Angri. In mezzo a quei signori c'è un nipote di mio genero, il signor Longobardi di Santa Maria la Carità, che c'ha un nipote che è tifoso della Salernitana. Perfetto. E anche a lui sto facendo cambiare il sangue. Bene. Perché il nipote è un nostro tifoso e lo zio è tifoso del Napoli. Bene. Gerardo Longobardi, devi cambiare. Bene. Passiamo al mercato. A proposito, cavaliere, voi diceste l'ultima volta che siete intervenuto che avevate avuto rassicurazioni da mezza Roma, personale, che sarebbe arrivato l'attaccante, ve l'aveva garantito mezza Roma, eccetera. Mi pare che queste garanzie sono come quelle che dai Iannicelli in banca, sono garanzie un po' ballerine, giusto Colombone? Giusto. Condivide Colombone. Guardate, voi giornalisti, noi tifosi, parliamo seduti in poltrona. Vedete che il mercato non è una cosa facile. Ma in questo momento, caro direttore D'Angelo, il mercato si è chiuso. È il vero mercato che ha fatto la Salernitana, tutto il rispetto di questi due giocatori che ha preso, l'abbiamo in famiglia. Abbiamo un Rosina, abbiamo un grande Di Gennaro, abbiamo un grande Bernardini. Signori miei, in questo momento, in particolare il cavaliere, anche io ho fatto sentire la mia voce, purtroppo quello che ha dichiarato il direttore Fabiani da Milano, io l'ho ascoltato attentamente, lo devo dare ragione,
perché quando mi va a prendere un giocatore e lui mi dice io sto bene a Parma, non gioco e prendo lo stipendio, vi ringrazio e mi sto a Parma. E statti a Parma. Allora io dico una sola cosa in questo momento, è un appello che voglio fare a voi, ai tifosi, a tutte le persone che ascoltano il Cavaliere Guariglia, perché quando io parlo, parlo per amore, io voglio bene la mia città, voglio bene i miei tifosi. Sono un tifoso che sono nato a Via dei Principati, a 200 metri dal Donato Vestuti. Ho 25 anni alle spalle che mi bruciano ancora di Serie C. Taranto, Cireale, Giarre, Licata. Amici miei, io vi parlo col cuore. Noi in questo momento dobbiamo chiudere tutte le finestre. Ci dobbiamo chiudere in un solo ambiente e dobbiamo andare avanti. Andare avanti significa, mi è piaciuto le parole di Lopez, questo giocatore che è arrivato, noi non tendiamo ai playoff, ma tendiamo alla promozione diretta. Lei mi vuole, caro Presidente D'Angelo, mi può dire il Palermo in 3 giornate che prende un punto, in 3 giornate prende un punto. Un Pescara che viene a Salerno e si mangia la Salernitana nei 25 contro il Brescia. Vedete che la situazione è bella, basta che la Salernitana fa 2-3 risultati consecutivi. Il mio Danzolo, cronaca, impazzisce. Poi io ammiro a lei col suo giornale che quando lei scrive, questo lo voglio dire alla città, lo voglio dire anche alla società granata, quando si parla di Tommaso D'Angelo, lei scrive sempre in bene, non in male, appena stamattina che l'ho letto. Perciò in questo momento dobbiamo stare tutti tranquilli. Se mi permettete, voglio fare un saluto agli amici di Benevento. Non dimentichiamo gli amici di Benevento. Quando la Salernitana ha fatto lo spareggio con Lanciano, hanno tifato Salernitana. Sono accolti a Salerno con amore e con rispetto. Sarà una bella giornata di sport. Presidente onorario del centro coordinamento. Non è che sono una persona così che parlo. Vengono accettata veramente, deve essere una sera di grande sport. Amici di Benevento, e io sono grande amici dei palombi di Benevento. Il vostro collega, no, immagino, il vostro collega, giusto? È bravo, bravo. Palombe, i colleghi di Benevento, siamo bene. No, ma non è che in questo momento voglio salutare loro. Grazie, Cavaliere! Direttamente, ma hanno dimostrato che veramente loro vogliono bene la solennità. Grazie, Cavaliere! Grazie per il suo intervento. E allora, ci chiudiamo tutte le finestre, caro Roberto, e andiamo tutti verso la partita col Benevento. Assolutamente, verso la partita del Benevento, speranzosi, speranzosi in un risultato positivo, anche in una prestazione, perché sono dell'avviso che i risultati vengono con le prestazioni, col gioco. Io nonostante i risultati ero pessimista anche all'inizio, cioè ero pessimista, non mi piaceva e sapevo che la squadra avrebbe avuto problemi quando vedevo giocare male e comunque fare risultato. Io credo che prima o poi quando una squadra gioca male avrà problemi anche con a segnare, anche a prendere gol. Abbiamo vinto delle partite all'inizio anche, diciamo la verità, soffrendo in difesa e quindi si capiva sostanzialmente che quella squadra, quell'impostazione tattica non poteva reggere. Io sono comunque fiducioso nella reazione della Salernitana col Benevento, quindi speriamo di assistere ad un'altra partita. Consentimi anche di salutare gli amici dell'Associazione Generazione Donato Vestuti, il presidente Carmine Molinara, che è un'associazione che abbiamo costituito con appassionati della Salernitana che hanno iniziato a seguire la squadra dei gradoni del Vestuti, della Curva Sud, e che quest'anno hanno deciso di rimettersi insieme per questa nuova avventura. Lo abbiamo fatto costituendo questa associazione il 19 gennaio del 2019, quindi nell'anno del centenario, il 19 non a caso. Certo. Diciamo. E quindi questa passione ci accompagna e ci accompagnerà sempre, insomma, quindi li voglio salutare. Anche allora.
arrivano, certo. Noi dobbiamo andare in pubblicità, c'è l'ultimo break con i comunicati commerciali, vi ricordo il nostro sponsor, Pulcinella Forno di Sacar Forni, la migliore pizza napoletana è cotta nel forno Pulcinella, per ora l'ha mangiata solo Peppe Iannicelli. Pubblicità, a tra poco. Per tutti, no? Ultima parte di Granatissimi, andiamo subito ad Angri per i saluti finali con Carmine Quaglia. Carmine! Eccoci qua. Però ogni settimana parto un non c'è, eccolo là. Sì, passaggi finali da Angri, abbiamo visto anche la maglia di Massimo Coda ed è una maglia anche importante da ricordare per il percorso in B della Salernitana, perché arrivò al termine la maglia in curva nel settore ospiti dopo un bellissimo gol realizzato a Ferrara contro la SPAL. Sì, arrivò in quella circostanza, poi Coda è stato nostro ospite proprio nella serata inaugurale insieme a Gigi Vitale in rappresentanza della Salernitana. Come avete notato, la custodiamo gelosamente, perché comunque Coda ha dato tanto alla causa granata, è stato uno di quei calciatori che ci ha sempre messo la faccia, è riuscito a superare anche le solite critiche che arrivano quando un giocatore arriva a Salerno e non è in condizione. Dal punto di vista umano, diciamo, siamo molto legati a questo calciatore. In ottica derby, ma anche proiettati alle trasferte, Ascoli, ma poi Verona di venerdì sera. Sì, allora ci aspetta un trittico abbastanza importante, innanzitutto il derby con il Benevento, che spero, diciamo, possa proseguire sull'onta dei brasiliani come è stato precedentemente, la partita con l'Ascoli, la trasferta di Verona nella quale noi saremo presenti come club. Diciamo che mi piace sottolineare il fatto che da quando siamo praticamente nati nel 2016, quando abbiamo la possibilità ci piace muoverci per seguire la Salernitana. Tra i nostri più belli bei ricordi ci sono tante trasferte, tra cui anche quella di Palermo, non per vantarsi di chissà che, perché poi alla fine seguire la propria squadra del cuore è un piacere, non è niente altro. E ci piacerebbe soltanto magari che queste, così come vale per noi, come vale per tutti gli altri tifosi e soprattutto per quelli che la seguono sempre, che questa squadra possa darci qualche soddisfazione in più, soprattutto con qualche obiettivo molto più chiaro, perché ormai è il terzo anno consecutivo che siamo sempre lì, su quella soglia lì, non si sale e non si scende. Quindi vogliamo che questo entusiasmo che la piazza di Salerno sa dare nei momenti importanti, ma sempre, possa riuscire a coniugarsi anche con qualche risultato, con qualche obiettivo che ci possa portare veramente a lottare per qualcosa di importante. Benissimo, innanzitutto vi ringraziamo per l'ospitalità, ci ritroviamo ovviamente in altre occasioni. È tutto da Angri, linea che torna a te definitivamente, Carla. Grazie a Carmine Quaglia, ovviamente un abbraccio virtuale a tutti gli amici del club Salernitana ad Angri. Rientriamo in studio, eccoci qua, e andiamo subito al telefono con un altro telespettatore. Pronto? Buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Sono Longobardi Gerardo, chiamo da Santa Maria la Carità. Buonasera Gerardo, tu sei il parente di Don Antonio, giusto? Benissimo. Perfetto, benissimo. Appena hai benissimo detto Santa Maria la Carità ti ho inquadrato. Sì. Dici tutto. Abbassa il volume della TV intanto, perché se no non riusciamo a parlare. E niente, innanzitutto saluto a tutti voi per una bellissima trasmissione. Grazie. E poi tornando alla partita del Benevento con la Salernitana, io penso che sarà una bellissima partita. La Salernitana ha tutte le carte per giocarsi il campionato, perché Salerno è una città che merita una promozione. Il cavaliere Antonio Guariglia ha sempre detto: andiamo piano, perché i risultati arriveranno. Io sono sicuro che questo risultato ci arriva. Poi ci sta mio nipote ad Angri, che saluto pure a lui. Io sono un tifoso del Napoli, già l'ha accennato il cavaliere, però sono appassionatissimo della Salernitana.
e sicuramente sarò pure io allo stadio a tifare per la Salernitana. Perfetto. Io penso che la Salernitana ha tutte le carte per andare in Serie A. Non so se conviene, giusto? Non conviene. Per nulla. Quindi. Sì, va bene. Va bene, grazie. Grazie a tutti voi e un abbraccio a Cavaliere. Grazie, buonasera. E allora, sarà intanto una bella giornata di sport, vedevamo anche nel crollo i messaggi dei tifosi sia della Salernitana che del Benevento, un bel derby vissuto nel clima giusto, con lo spirito giusto, poi che vinca il migliore, no direttore? Sono perfettamente d'accordo con te, sarà sicuramente una bella giornata di sport. Negli ultimi anni Salernitana e Benevento ci hanno consegnato, voglio dire, delle gare non sempre bellissime dal punto di vista tecnico, certamente molto belle sia a Benevento che a Salerno, diciamo, dal punto di vista coreografico. Lo sarà sicuramente anche venerdì sera. Mi pare che i 2000 biglietti ai tifosi, che aspettano i tifosi del Benevento, insomma, circa 1200 sono già stati venduti, quindi sì. Si profila un sold out sotto questo aspetto. Mi fa piacere che non ci sono i container dei campi di concentramento che ogni tanto siamo costretti a vedere alla Rechi. E divertitevi soprattutto sugli spalti, fate il tifo, fatelo come volete, l'ironia, gli sfottò fanno parte del gioco, ma ovviamente sempre con grande civiltà, come del resto hanno sempre dimostrato le tifoserie di Salerno e di Benevento. Peppe, che partita sarà? A me piace fare intanto una considerazione storica. 4 anni fa Salernitana e Benevento furono protagonisti del campionato di Serie C, si contesero la promozione e sul campo poi la Salernitana allungò nel rush finale. Mi fa piacere notare che dopo 4 anni i due club sono cresciuti al punto di essere oggi nella parte alta della Serie B. Direi che è importante quando cresce il movimento calcistico nel suo complesso, c'è da guadagnare per tutti, per i tifosi, per le società, ma complessivamente anche poi per il nostro territorio. Se vedo bene la classifica, il Benevento con i suoi 33 punti, ma anche una partita in meno. Attenzione, quindi esattamente, perciò ecco, sono due squadre che ormai si sono stabilmente insediate nella parte alta della classifica. Mi aspetto una partita, diciamo una partita crocevia per entrambi, gli allenatori soprattutto, perché Bucchi adesso ha in mano il pallino, la società lo ha difeso, ma secondo me Bucchi non è ancora riuscito a liberare tutto l'enorme potenziale del Benevento, perché onestamente il Benevento ha qualche punto in meno di quelli che dovrebbe avere considerato il suo organico. Come diceva all'inizio Roberto Celano, Gregucci non è riuscito ancora a dare la svolta, l'anima, lo sprint che si ci aspettava la squadra. Quale occasione migliore del derby per entrambi, per Bucchi da un lato e per Gregucci dall'altro, di dimostrare che queste squadre davvero possono andare lontanissimo. Quindi io mi attendo una partita molto combattuta, molto equilibrata, secondo me è una partita condizionata anche dalla paura di non perderla, perché credo che, voglio dire, una sconfitta sarebbe molto 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 negativa per entrambi i fronti, e quando c'è questa paura di partenza, se la gara non si sblocca, si può andare pure ad una sorta di surplus, d'un pass, e non sappiamo. Insomma, pure, è aperta a tutto. Quando vogliamo tornare allo stadio insieme? Magari venerdì potrebbe essere una bella occasione. Esatto. Quando ti buttavo il sale. Sì, certamente. Venerdì potrebbe essere una buona occasione. Devo recuperare quel finale. Andiamo venerdì a vedere la partita. Roberto. Io credo che sia l'occasione del riscatto per la Salernitana, il derby, un ambiente spero con entusiasmo, con il giusto entusiasmo, e però non sono d'accordo con Peppe sul fatto che ci potremmo accontentare del pareggio. Noi il pareggio non ci serve, noi abbiamo due trasferte dopo Ascoli e Verona che sono due trasferte dure, dobbiamo assolutamente vincere se vogliamo aspirare ai playoff. Quindi io mi auguro una prova gagliarda della Salernitana, grintosa, e sono certo che insomma giocheranno per vincere questa volta con grande determinazione, quindi sono fiducioso anche che la Salernitana possa essere messa meglio in campo dal tecnico e possa disporre di maggiore qualità a centrocampo. Io non so quali sono le condizioni di Di Gennaro, ma credo che se Di Gennaro dovesse aver recuperato anche fisicamente un po',
potrebbe comunque giocare per dare quella qualità che manca a questa squadra. No, invece di vedere il Napoli, ci vuoi aggiornare su Sanremo? Sta guardando il Festival di Sanremo. Stava vedendo il Napoli. Ti riferisco, Loredana Bertè ha spaccato. Sì. Figlio di Bocelli è piaciuto tantissimo. Figlio di Bocelli, D'Angelo così così, almeno quello che dicono i social, come si chiama quello lì, l'ex marito della, dell'Ambra, di Ambra, Renga, il solito Renga, insomma, è neanche il solito Renga, non è sceso ancora nella gola. Avrete il tempo per poter guardare Sanremo. Io vi ricordo che giovedì Tommaso D'Angelo e Peppe Iannicelli insieme a Silver Mele e Sonia Rondella saranno con molti forti permettendo il cavaliere Guariglia saranno in campo su 8 Channel 696 alle 21, eccezionalmente i giovedì, perché venerdì si gioca con Derby, la trasmissione che si occupa del campionato di Serie B, ovviamente di Salernitana e Benevento. Granatissimi invece torna tra 7 giorni, grazie a Tommaso D'Angelo, Peppi Anicelli, grazie a tutti voi, Celano, grazie soprattutto a voi che ci avete seguiti e supportati da casa. Buonasera a tutti.